Allora, CIFA è un'organizzazione non governativa nata a Torino nel 1980, nell'aprile del 1980. CIFA nasce come un'organizzazione che si occupa di adozioni internazionali. Nel 1980 siamo state una delle organizzazioni, diciamo, pioniere di questo istituto giuridico dell'adozione internazionale ed è nata come un'associazione di genitori che avevano fatto l'esperienza dell'adozione internazionale e volevano mettere questa esperienza a disposizione di altre coppie, di altri potenziali genitori adottivi, in modo tale da facilitare il loro percorso. Qual è stata l'evoluzione dell'ente a partire da questo che di fatto era l'obiettivo principale nel momento in cui è stata fondata? CIFA ha ovviamente approcciato il mondo dell'infanzia, quindi oltre a risolvere attraverso lo strumento dell'adozione internazionale il problema dello stato di abbandono di un bambino, e in questi 40 anni l'abbiamo fatto per oltre 5.000 bambini, abbiamo trovato la famiglia ad oltre 5.000 bambini, ha via via iniziato a realizzare una serie di attività legate al mondo dell'infanzia e in particolare al mondo dell'infanzia vulnerabile e in particolare ancora al mondo dell'infanzia vulnerabile nei paesi di provenienza dei bambini adottati. Quindi se da un lato, appunto attraverso l'Istituto Giuridico dell'Adozione Internazionale, si risolveva il problema di un bambino dichiarato abbandonato nel suo paese di origine e gli si garantiva il diritto, insomma, all'amore, a una famiglia, alle cure e poi di conseguenza all'accesso all'istruzione e quant'altro, dall'altro lato ci si impegnava per migliorare la vita dei bambini che in quegli stessi paesi, non essendo abbandonati o comunque vivendo in condizioni di estrema vulnerabilità sociale ed economica, avevano bisogno di un sostegno. L'adozione internazionale è un istituto giuridico che sostanzialmente ha come condizio sine qua non la dichiarazione dello stato di abbandono di un bambino, quindi un bambino deve essere giuridicamente stato definito abbandonato e a quel punto si mettono in moto delle procedure, ogni paese ha le sue procedure, che consentono a questo bambino di essere adottato. L'adozione internazionale ovviamente è un istituto che prevede l'adozione, in questo caso di coppie italiane, di bambini di paesi terzi, quindi di bambini che sono fuori dai confini del territorio italiano. Per quanto riguarda l'adozione internazionale abbiamo iniziato appunto a trovare una famiglia ai bambini abbandonati. Abbiamo accompagnato quelle famiglie in questo percorso di genitorialità nuovo, di accoglienza della diversità e della sua complessità, perché l'adozione internazionale sicuramente ha delle caratteristiche molto peculiari. Ci sono dei bambini che arrivano dall'altra parte del mondo con delle caratteristiche appunto completamente diverse e quindi anche le famiglie hanno avuto bisogno di essere sostenute da questo punto di vista, così come abbiamo lavorato all'interno delle comunità scolastiche per facilitare l'inclusione della diversità. I nostri bambini, io dico un po' simpaticamente, ma così, sono stati i primi immigrati. Abbiamo portato la diversità culturale, abbiamo portato molta diversità e quindi abbiamo costruito intorno a questi progetti di vita, di accoglienza delle famiglie, una comunità accogliente. Quindi questo approccio, diciamo, dal bambino alla famiglia, alla comunità che accoglie il bambino e la famiglia, è sempre stato una caratteristica del nostro operato. Questa cosa è diventata, ha seguito, diciamo, la stessa evoluzione anche nei progetti di cooperazione internazionale, per cui abbiamo iniziato ad occuparci dei bisogni e dei diritti fondamentali dei bambini, abbiamo allargato il cerchio occupandoci della vulnerabilità delle famiglie che accoglievano questi bambini e abbiamo ancora di più allargato il cerchio cercando di occuparci interamente delle comunità in cui questi bambini vivevano e queste famiglie vivevano. A darci manforte da questo punto di vista è anche arrivata la legislazione italiana che ha disciplinato l'Istituto dell'Adozione Internazionale, che di fatto ha chiesto esplicitamente agli enti che si occupano di adozione internazionale di attuare il principio di sussidiarietà. E quindi, riprendendo quanto espresso dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che è stata fatta a New York nel 1989, quindi 9 anni dopo la fondazione di CIFA,
e che ha segnato di fatto una pietra miliare nella storia del diritto, perché per la prima volta nel novembre del 1989 il bambino diventa un soggetto di diritto. Quindi per la prima volta, al pari degli adulti, il bambino ha una sua convenzione internazionale, poi ratificata praticamente da quasi tutti gli stati del mondo, che lo fa diventare un soggetto di diritto. Quindi da quel momento in poi i bambini non sono più delle pertinenze dei propri genitori e degli adulti, ma sono soggetti di diritto e quindi possono, anzi godono di diritti e da un certo momento in poi possono anche rivendicarli. Riprendendo appunto il concetto del principio di sussidiarietà, riprendendo il fatto che la Convenzione dell'89 dice l'adozione internazionale deve essere l'ultimo e il più residuale degli strumenti che viene messo a disposizione di un bambino per risolvere il problema del suo stato di abbandono. Quindi la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dice: prima di tutto bisognerebbe trovare una risposta locale. Qualora questo non fosse possibile, l'Istituto dell'Adozione Internazionale è un istituto che può in qualche modo risolvere il problema dell'abbandono. Ah, quando parliamo ovviamente di risposta locale, significa sia lavorare su, diciamo, misure di quelle che in inglese vengono definite alternative child care, cioè di protezione dell'infanzia, di accudimento dell'infanzia, che appunto garantisca quello che l'adozione internazionale garantisce, cioè il diritto ad avere amore, una famiglia e qualcuno che si occupa in maniera adeguata di te. Ma al tempo stesso c'è tutta un'infanzia, allora come oggi, che ha bisogno in loco, perché non sarà l'Istituto dell'Adozione Internazionale a risolvere i suoi problemi, di cure ed attenzioni. Stiamo parlando sia di bambini abbandonati, ma anche di bambini che vivono presso le loro famiglie, ma che vivono in estrema condizione di estrema vulnerabilità e di estrema povertà. Quindi CIFA inizia a lavorare a favore di questi bambini, realizzando una serie di progetti, prevalentemente appunto nei paesi di provenienza dei bambini adottati, che in qualche modo rispondessero ai bisogni di base dei bambini. Pertanto ha iniziato a lavorare con organizzazioni non governative locali, con cooperative sociali locali, con la società civile sociale, con la società civile dei paesi in cui venivano adottati i bambini, per favorire progetti che garantissero l'accesso all'istruzione, per garantire l'accesso all'educazione e per garantire sostanzialmente un sistema di protezione intorno a questi bambini che da un lato appunto garantisse i diritti fondamentali dei bambini e dall'altro creasse quelle opportunità di sviluppo, di crescita, di valorizzazione delle proprie potenzialità che dovrebbero essere appunto un diritto di ciascun bambino nel mondo. CIFA è stata fondata a Torino, quindi ha la sua sede storica a Torino. Ad oggi ha altre 5 sedi, oltre a quella di Torino abbiamo una sede a Milano, una sede vicino a Venezia, una sede ad Ancona, una sede a Roma e una sede a Bitonto. Siamo un gruppo di circa 50 persone che lavorano in Italia, più tutta una serie di altre persone che lavorano all'estero. Noi abbiamo sia delle sedi di rappresentanza, sia delle sedi operative fuori dall'Italia, ovviamente, e a oggi abbiamo più o meno altrettante persone che lavorano fuori, quindi un'altra cinquantina di persone che lavorano fuori dall'Italia. CIFA è l'acronimo di Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia, perché appunto, come dicevo prima, la specificità dell'organizzazione sin dalle origini è connotata appunto intorno al ruolo dell'infanzia e della famiglia. CIFA nasce appunto per trovare una famiglia a bambini in stato di abbandono e quindi il nome storico dell'organizzazione in qualche modo è legato a questi due aspetti. CIFA ha iniziato a realizzare progetti all'estero nei paesi di provenienza dei bambini adottati. Con l'adozione internazionale, di fatto l'organizzazione è venuta a conoscenza di molte fragilità e molte vulnerabilità nei paesi stessi in cui appunto i bambini venivano adottati. CIFA ha adottato e adotta in moltissimi paesi del mondo, dall'America Latina all'Africa,
dall'Europa prevalentemente orientale all'Asia, e in tutti i paesi in cui CIFA adotta la situazione dell'infanzia è spesso molto critica. Ci sono milioni di bambini che vivono in condizioni di estrema povertà. Quindi CIFA ha iniziato a realizzare progetti di protezione dell'infanzia che da un lato garantissero i diritti fondamentali quali il cibo, l'accesso alla salute, l'accesso all'educazione, ma dall'altra in qualche modo creassero anche delle opportunità per questi bambini e per questi ragazzi, in modo tale che potessero contribuire allo sviluppo del paese di origine. Questo percorso ci ha progressivamente avvicinati alle loro famiglie, quindi iniziando a lavorare al soddisfacimento dei bisogni di base dei bambini, abbiamo iniziato anche di fatto a entrare in relazione con le loro famiglie, con i loro genitori e con le loro con le vulnerabilità delle loro famiglie. Per cui dopo un percorso di progetti di cooperazione internazionale iniziati all'inizio degli anni 2000, un percorso durato una decina d'anni, oltre ad occuparci di infanzia, abbiamo iniziato anche ad occuparci di adulti e in particolare di donne, proprio perché era indispensabile per noi non solo lavorare in un'ottica di tutela e garanzia dei diritti fondamentali dei bambini, ma anche in un'ottica di sostenibilità degli interventi progettuali, e questo ci ha necessariamente chiamati a lavorare al rafforzamento di tutto il nucleo familiare. Quindi abbiamo iniziato a realizzare una serie di progetti che continuassero in qualche modo a garantire i diritti fondamentali ai bambini, ma oltre a questo abbiamo lavorato iniziando a sostenere soprattutto le donne in progetti di imprenditoria e microimprenditoria femminile. Quindi soprattutto questo è avvenuto in Etiopia e in Cambogia, abbiamo lavorato con i bambini, con le loro famiglie, abbiamo creato opportunità imprenditoriali attraverso la formazione professionale, attraverso l'accesso al credito e attraverso un costante accompagnamento dei nostri beneficiari nell'avvio o nel potenziamento di attività generatrici di reddito che consentissero a tutto il nucleo familiare di rafforzarsi economicamente, socialmente e quindi di creare quelle basi che nel tempo consentono al bambino all'interno di un nucleo familiare rafforzato di vedere garantiti i propri diritti. Le attività imprenditoriali che noi sosteniamo nei nostri progetti sono molto legate al contesto specifico in cui operiamo. In questo momento i maggiori progetti di sostegno dell'imprenditoria femminile, giovanile anche, sono in Africa e sono in Etiopia, e sono progetti legati appunto alla tipicità del territorio. Noi lavoriamo in zone prevalentemente rurali, quindi le attività sono legate prevalentemente al piccolo commercio, allevamento di animali, attività di artigianato, di produzione e vendita di artigianato, attività che possono essere realizzate sia in maniera individuale dalle persone, sia in forma aggregata, in forma di cooperativa, per cui noi sosteniamo anche la creazione e lo sviluppo di cooperative di giovani e di donne. Non solo legate appunto alle caratteristiche dei territori in cui lavoriamo, ma anche ad alcune opportunità che si creano negli stessi posti in cui lavoriamo. Per esempio abbiamo un progetto legato al riciclo della plastica che di fatto ha rafforzato circa 400 nuclei familiari, perché abbiamo lavorato per la creazione di una filiera sostenibile del riciclo delle bottiglie di plastica, quindi del PET.
Quindi ogni progetto ha una sua tipicità e una sua strutturazione, una sua caratterizzazione in base alle opportunità sociali ed economiche che quello specifico contesto mette a disposizione dei nostri beneficiari. Allora, l'adozione internazionale risponde alla necessità di trovare una famiglia ad un bambino abbandonato. Ora, se è vero che anche la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dice che l'adozione internazionale dovrebbe essere appunto il più residuale degli strumenti messi a disposizione di un bambino abbandonato per risolvere questa situazione di abbandono, è altrettanto vero che in molti paesi del mondo il welfare, lo stato sociale è talmente debole che quella è spesso l'unica risposta possibile. E considerata l'estrema vulnerabilità di un bambino che ha una struttura emotiva, psicologica, fisica completamente diversa da quella di un adulto, noi siamo convinti che meno giorni si passano in un orfanotrofio e meglio è per un bambino. Quindi in realtà la risposta dell'adozione internazionale paradossalmente dovrebbe arrivare il prima possibile, laddove uno Stato non è in grado, per mille ragioni sociali, culturali, economiche, di rispondere immediatamente a una situazione di abbandono. Quindi sì, ultima possibilità sì, ma anche prima se non ce ne sono altre. Quindi su questo noi abbiamo le idee molto chiare. I bambini non devono stare negli istituti, devono avere qualcuno che si occupa di loro. Quindi ci sono risposte diverse a bisogni diversi. Per quanto riguarda l'abbandono, la risposta è intervenire il più velocemente possibile e trovare qualcuno che dia a un bambino l'amore che è necessario per il suo sviluppo emotivo, cognitivo, fisico, come insomma bisogno più importante. Per quanto riguarda altre tipologie di interventi, quindi progettualità più ampie che hanno un respiro appunto medio lungo, i bisogni che si fronteggia sono altri, cioè stiamo parlando di bambini che comunque, per quanto in contesti molto complicati di grande vulnerabilità, vivono all'interno delle proprie famiglie, vivono in un contesto sociale ed economico per quanto fragile, ma ce l'hanno, e lì insomma la risposta non è una risposta di emergenza, anche se in realtà tutto quello che riguarda l'infanzia è un'emergenza, però lì si può, come dire, fare una programmazione e costruire una progettualità che abbia da un lato sicuramente un approccio, ma lo dico fuori da ogni timore, assistenziale, nel senso: se un bambino mangia troppo poco, se un bambino non può andare a scuola, se un bambino vengono negati i suoi diritti fondamentali, io lo assisto, quindi lo assisto nel senso migliore del termine, per garantirgli immediatamente quelli che sono i suoi diritti. Poi nel medio termine, appunto, realizzo una serie di progetti che prendano in considerazione, oltre a questa parte di welfare dell'infanzia, anche una parte che è più riconducibile non all'area dell'emergenza, ma all'area dello sviluppo. E quindi investo sull'accesso all'educazione, possibilmente, quando è possibile, a un'educazione di qualità. Investo nella possibilità di fare dei percorsi formativi che non siano solo quelli formali, perché di nuovo spesso ci troviamo di fronte a dei sistemi scolastici molto fragili. Allora a quello affianco anche una parte di sviluppo delle potenzialità che non è legata specificamente all'esperienza educativa formale, ma a laboratori artistici, a laboratori che diano la possibilità ai bambini e ai ragazzi di esprimere altre potenzialità e altre caratteristiche. E procedendo per cerchi concentrici, lavoriamo anche con la comunità, no? Intorno alla quale questo bambino e questo nucleo familiare si iscrivono. Quindi io lavoro appunto con il bambino, lavoro con il suo nucleo familiare, con azioni appunto di potenziamento del nucleo familiare da un punto di vista sociale ed economico, e poi ancora lavoro da un punto di vista comunitario, dove nella comunità ci metto le famiglie stesse,
più famiglie, ci metto le istituzioni, ci metto tutte quelle componenti sociali che in qualche modo fanno parte di un contesto sociale. In questo senso il lavoro è un lavoro che non è più appunto di breve termine, ma è un lavoro che accompagna tutta la comunità per creare, come dire, un humus capace di accogliere, laddove possibile, quelle potenzialità che ogni essere umano fin dall'infanzia dovrebbe avere la possibilità di esprimere. CIFA sta realizzando in Etiopia un progetto appunto legato alla filiera della plastica, di fatto intorno a un aspetto che è prevalentemente economico, cioè la costituzione, la creazione, il supporto di una filiera economica, cioè la valorizzazione di un rifiuto, ha creato una valorizzazione dell'esperienza economica che ha avuto un impatto fortissimo da un punto di vista sociale. È un'esperienza molto interessante perché noi abbiamo lavorato appunto con delle categorie che sono estremamente vulnerabili, che sono quelle dei raccoglitori di rifiuti. Sono categorie in cui di fatto chi opera in questo settore sono persone molto povere, con un livello di istruzione bassissimo e con anche una capacità di generare reddito dalla appunto gestione dei rifiuti molto bassa. Intorno appunto a un gruppo così vulnerabile siamo riusciti a creare un'esperienza che da un lato ha migliorato la condizione economica di queste persone. Perché? Perché oltre a diciamo guadagnare sul servizio di raccolta rifiuti, ha potuto aumentare questo guadagno vendendo la plastica che veniva raccolta e veniva avviata a un processo di riciclo. Per fare questo, il progetto però ha lavorato a livello sociale, quindi abbiamo lavorato nelle scuole per creare a livello scolastico una sensibilità sul tema ambientale, che è diventata però anche una creazione di sensibilità attraverso esperienze educative nuove e innovative, sicuramente per quel contesto. E noi siamo andati nelle scuole dell'Etiopia, di questa città che si chiama Awas, abbiamo incontrato 40.000 studenti e con loro abbiamo ragionato sui temi della sostenibilità ambientale. Abbiamo proposto loro dei percorsi di educazione non formale molto diversi da quelli che sono i normali percorsi didattici della scuola etiopica, creando delle esperienze anche sensoriali, creando dei laboratori per far scoprire loro come si crea la materia plastica, qual è l'impatto della materia plastica. Abbiamo mostrato loro le immagini dell'impatto dei rifiuti sugli animali che loro vedono ogni giorno per le strade, che hanno a casa. Abbiamo mostrato loro quali sono le conseguenze anche a lungo termine di una sbagliata gestione del ciclo dei rifiuti e anche di un abuso di utilizzo di alcune sostanze e delle materie plastiche. Abbiamo trasformato una categoria di persone, quelle dei raccoglitori di plastica, in supereroi, cioè abbiamo disegnato un'immagine all'interno della comunità di queste persone come gli eroi che risolvono il problema della plastica. Quindi da persone viste come sostanzialmente persone di basso ceto, spesso sporche per il lavoro che fanno, quindi scarsamente valorizzate, abbiamo costruito su di loro un'immagine di persone che hanno un'importanza fondamentale all'interno della comunità. Abbiamo lavorato con gli alberghi, con i ristoratori, con i resort, per creare in loro una sensibilità ambientale nuova. Abbiamo lavorato con gli uffici locali del Ministero della Sanità per spiegare quanto sia dannoso bruciare la plastica per farne combustibile. E tutta la comunità si riconosce intorno a un progetto che da un lato appunto valorizza categorie estremamente vulnerabili, dall'altro le potenzia da un punto di vista economico, dall'altro ancora sta creando una nuova sensibilità intorno a temi economici, sociali e soprattutto ambientali. E ad Awas oggi non c'è più una bottiglia di plastica per terra. CIFA lavora da 40 anni nell'ambito dell'adozione internazionale, però ha fatto, come dire, un percorso evolutivo.
Noi sicuramente per molti anni abbiamo avuto il nostro focus sull'adozione internazionale e sui diritti dell'infanzia. Abbiamo però man mano capito che in realtà il bambino è all'interno di una struttura sociale che non possiamo trascurare se vogliamo veramente occuparci di infanzia. In Italia, sulla base dell'esperienza dell'adozione internazionale, abbiamo pensato di fare un progetto analogo. Da circa 5 anni abbiamo anche progetti educativi rivolti ai bambini e ai ragazzi italiani che seguono di nuovo un po' questa logica. Cioè noi vogliamo occuparci dei bambini e della comunità educante all'interno dei quali i bambini e i ragazzi si muovono. Questo approccio che noi definiamo dei tre cerchi è un po' quello che dicevo prima: il bambino, l'entità diciamo più prossima al bambino che è la famiglia, e poi la comunità educante intesa ovviamente come tutti quei soggetti che in qualche modo contribuiscono allo sviluppo emotivo, cognitivo, esperienziale, di competenze dei bambini. Ovviamente nella comunità educante, oltre al ruolo svolto dalla famiglia, l'altro grande ruolo viene svolto dalla scuola. Per cui i nostri progetti, diciamo, educativi un po' muovono, diciamo, dall'esperienza dell'adozione come approccio, un po' muovono dalle esperienze che abbiamo fatto nei paesi, per poi appunto caratterizzarsi alle nostre latitudini. I filoni che stiamo seguendo, soprattutto in Italia, sulla parte appunto di educazione sia all'interno delle scuole, ma di educazione non formale, sono legati ai temi della non discriminazione, compresa il grande tema della migrazione, e al tema ambientale. E se vogliamo, appunto, il tema della non discriminazione, il tema della tutela dell'ambiente, sono tematiche comunque che trattiamo anche a livello internazionale. In Italia abbiamo una serie di progetti di educazione e cittadinanza globale, prevalentemente legati al tema della non discriminazione e al tema della tutela dell'ambiente. Questi progetti sono realizzati con un'ampia gamma di partner. Ecco, una delle caratteristiche di CIFA che ci piace molto sottolineare è che noi aggreghiamo intorno alla nostra esperienza tante altre esperienze, rafforzando le nostre capacità grazie all'intervento di altri soggetti, di altre organizzazioni, di altre ONG, di istituzioni pubbliche, delle università, dei media, che in qualche modo ognuno con la propria esperienza possano creare un forte valore aggiunto all'esperienza che noi vogliamo proporre ai bambini, ai ragazzi e alla comunità educante che si occupa di questi ragazzi. Uno dei progetti su cui ci stiamo concentrando in questi mesi è il progetto Sostenibilmente, che è un progetto appunto in cui le tematiche principali sono quelle del creare una sensibilità soprattutto nei bambini e nei giovani sulle tematiche dell'ambiente, sulle tematiche della tutela dell'ambiente, sulla creazione di consapevolezza di come i nostri stili di vita, i nostri stili comportamentali, le nostre abitudini possano agire e possano in qualche modo impattare sul nostro ambiente circostante. Quindi promuoviamo degli stili di vita che siano rispettosi dell'ambiente, promuoviamo una sensibilità rispetto alle tematiche che crediamo fondamentale stimolare più che creare nei giovani. I giovani hanno una sensibilità che è spiccatamente superiore a quella del mondo degli adulti. E il nostro focus sui bambini e sui giovani è proprio la scommessa di tenere vivo in loro, di stimolare al massimo queste straordinarie sensibilità, queste straordinarie potenzialità che loro hanno. Siamo convinti che lavorando con loro possiamo veramente
pensare di creare un sentire, quindi anche un agire diverso, nuovo, che possa, che i nostri progetti possano in qualche modo tenere vivi i principi fondamentali di un mondo che vorremmo immaginare diverso. Cioè, noi siamo per stimolare il protagonismo dei giovani e stimolare il loro protagonismo facendo leva appunto su questi principi fondamentali che dovremmo evitare di perdere lungo il nostro percorso di crescita. Crediamo che l'humus rappresentato appunto dai bambini e dai giovani sia un humus fertilissimo su cui va investite, su cui vanno investite un sacco di energie, e crediamo di dover essere al loro fianco per non farli sentire soli. Allora crediamo che il ruolo della società civile oggi sia quello di non far sentire soli i ragazzi. I ragazzi stanno sempre più, cioè nel momento in cui c'è un movimento che rivendica un agire nuovo, una visione del mondo nuova, noi dobbiamo esserci, dobbiamo stimolarla, dobbiamo accompagnarli, dobbiamo essere al loro fianco. I nostri progetti si rivolgono ai bambini e ai giovani, e sappiamo quanto loro e anche noi adulti ci troviamo all'interno di un sistema molto complesso. Cioè, è evidente che il livello di complessità è crescente, e c'è secondo me un aspetto particolarmente interessante su cui riflettere, e torno al tema dell'ambiente. Allora, per la prima volta noi abbiamo milioni di ragazzi che scendono in piazza non più per rivendicare uno specifico diritto, ma per rivendicare la possibilità di continuare ad esistere. La complessità è sempre stata propria delle società umane, ma credo che sia la prima volta che milioni di persone, e in particolare in questo caso di giovani, scendono in piazza per dire che non esiste una seconda possibilità, no? Che non esiste un altro pianeta, e che quindi dobbiamo in qualche modo occuparci di questo. La sfida è una sfida sociale, la sfida è una sfida economica, la sfida è una sfida ambientale, e tutte queste dimensioni sono strettamente in relazione le une con le altre. Non credo che si possa, come dire, immaginare di avere una risposta. O sicuramente mi metto un attimo, come dire, nei panni di un'organizzazione come la nostra, il nostro è un ruolo limitato, e bisogna essere consapevoli anche della limitatezza dei propri strumenti e delle proprie possibilità. Però credo che sicuramente per le nostre organizzazioni, per le organizzazioni della società civile, oggi sia un momento in cui riscoprirsi attiviste. Io credo che noi dobbiamo stare al fianco dei giovani che sono tornati a scendere in piazza, che sono tornati a rivendicare dei diritti importanti, dei diritti fondamentali, che stanno chiedendo a gran voce di occuparci di questo pianeta. Questo mette in discussione tutto e tutti, anche loro stessi. E forse il nostro ruolo oggi di genitori, di insegnanti, di associazionismo è questo: accompagnarli in queste rivendicazioni, aiutarli a capire anche qual è veramente il ruolo che loro possono giocare all'interno del cambiamento, perché ognuno di noi può giocare un ruolo fondamentale per cambiare le cose, quindi questa consapevolezza deve essere forte, non deve essere solo una consapevolezza di rivendicazione, ma deve essere anche una consapevolezza di qual è il mio ruolo oggi all'interno di questa complessità. E il ruolo degli adulti, degli insegnanti, della comunità educante è di esserci, è di essere vicino a loro e di accompagnare questa consapevolezza e di sostenerli nelle loro rivendicazioni. Per me l'Italia che cambia è il coraggio di pensarsi diversi,
Per me l'Italia che cambia è scommettere su un percorso nuovo, capace di valorizzare l'enorme patrimonio culturale e creativo di questo paese. Per me l'Italia che cambia è la valorizzazione dell'immenso patrimonio naturalistico, e per me l'Italia che cambia è fondare un nuovo paradigma economico veramente coraggioso che possa valorizzare l'enorme patrimonio di questo paese.